Eccoci qui di rientro dalle ferie estive. Quest'anno ci siamo fatti veramente un bel giro del sud della Puglia, del Salento. Ci siamo fatti più di 2500 km in 10 giorni, cercando di raggiungere più località possibili nel breve tempo a nostra disposizione. Tutte località meravigliose che vi consiglio senz'altro di visitare e ve le vado ad elencare brevemente. Polignano a Mare, Monopoli, Alberobello, Ostuni, Otranto, Castromarina, Santa Maria di Leuca, il comune più a sud della Puglia, Torre San Giovanni ed infine Gallipoli. Ci sarebbero stati ovviamente moltissimi altri posti, paesi o località marine da visitare, ma purtroppo abbiamo dovuto un po' scegliere sia in base al tempo disponibile che al vento, che non è stato sempre benevolo con noi. Ora, fare un tour così ampio della Puglia, ci porta inevitabilmente ad innamorarsi del suo meraviglioso mare, un mare a dir poco caraibico che sinceramente non mi aspettavo, che non ha nulla da invidiare a località estere o italiane ben più blasonate. Inoltre, inevitabilmente ci si innamora anche degli ottimi prodotti della sua terra e della cucina, cosa che è tristemente evidente al rientro dal responso della bilancia. Ma attraversare queste terre per un amante della natura significa anche vedere da vicino e toccare con mano tutti quei danni prodotti dalla xylella, ovvero questa piaga vera e propria che da più di 10 anni affligge questi territori. La xylella fastidiosa, questo è il suo nome scientifico, è un batterio che attacca la linfa della pianta. Una volta infestata, i batteri si riproducono all'interno dello xilema, producendo un gel molto denso che andrà ad ostruire e limitare la circolazione dell'acqua e nutrienti attraverso i canali linfatici, provocando dapprima il disseccamento fino alla morte della pianta colpita. Il batterio è veicolato da una pianta all'altra da tutti quegli insetti pungitori che si nutrono di linfa. In particolar modo nel Salento è stata veicolata dal Phylaneus spumarius, la cosiddetta sputacchina, molto presente in quelle zone, talmente tanto frequente che è risultata difficilissima da contenere o da bloccare. Personalmente avevo già studiato questo batterio ed ero a conoscenza dei danni che aveva provocato, ma vederli da vicino con i propri occhi attraversando quelle terre è stato veramente impressionante, poiché solo attraversando i territori colpiti si ha la reale percezione della vastità e dell'importanza del danno prodotto, sia in termini paesaggistici e ambientali che in termini economici. E qui di seguito vi lascio alcune immagini a testimonianza di quanto detto. Una volta abbandonata l'autostrada ed imboccata la statale adriatica a lungomare, il panorama che ci si pone di fronte è interamente ricoperto da una distesa infinita di olivi, che a perdita d'occhio occupano tutto il versante interno. Sul ciglio della strada, maestosi esemplari pluricentenari sembrano far da guardia agli alberi più giovani, mentre muovendosi verso l'interno, la quantità di olivi secolari aumenta enormemente. È veramente uno spettacolo da non perdere. Ma una volta varcata la zona di contenimento, muovendoci verso sud, il panorama cambia repentinamente. Le chiome delle piante iniziano a spogliarsi, mettendo in mostra i fusti nudi e le drastiche potature, restituendo uno scenario a dir poco desolante, dove è evidente che si è cercato in tutti i modi di fermare la diffusione del batterio, ma alla fine ogni sforzo è risultato vano. Devo confessare che per un amante della natura come me, oltretutto umbro di nascita, quindi cresciuto tra querce ed olivi sin da piccolo, vedere tutte queste piante secolari ridotte in questo modo è stato veramente un grande dispiacere. Se poi ci fermiamo a pensare all'enorme danno economico che ne è conseguito, ci rendiamo veramente conto della reale portata di questo problema.
Dal 2017 uno studio europeo ha sancito l'impossibilità di debellare definitivamente la xylella dal Salento. Quindi al giorno d'oggi si procede con interventi mirati per bloccare i nuovi focolai e impiantando, sostituendo le piante colpite con le due sole varietà che si sono dimostrate resistenti a questo batterio, ovvero il leccino e la favolosa. Nonostante ciò, la zona colpita si allarga verso nord ogni anno di circa 30 km, quindi la sua avanzata sembra inarrestabile. Quindi faccio questo video per sensibilizzare l'attenzione su questo problema ed invitarvi quantomeno a visitare queste meravigliose zone prima che sia troppo tardi. Inoltre, se volete impiantare un piccolo olivo nel vostro giardino e sperare che diventi un olivo secolare, vi converrà appunto piantare una di queste due qualità, resistenti a questo batterio che sembra destinato a non fermarsi più. Quindi o la varietà leccino o la varietà favolosa. Ad oggi sono solo queste le varietà resistenti alla xylella. Termino con alcuni saluti e ringraziamenti a due strutture nelle quali abbiamo soggiornato divinamente e che vi consiglio vivamente. E sono l'Hotel Residence Oasi d'Oriente a Santa Cesarea Terme, un hotel dotato di piscina veramente incantevole con un personale gentilissimo che ci ha consigliato benissimo su zone, strutture e posti da visitare nei paraggi. Quindi li saluto e li ringrazio. Un'altra struttura nella quale abbiamo soggiornato e ci siamo trovati benissimo è la masseria Artemisia in Ugento. Questa antica masseria fortificata del 1400 è stata ristrutturata ed è gestita dal simpaticissimo Marco e da suo padre. È situata in posizione strategica appena fuori dal caos cittadino, ma le città sono tutte raggiungibili veramente con pochi minuti di auto e vicinissima anche alle spiagge più belle della zona, quindi Torre Mozza, Torre San Giovanni. Sono spiagge di sabbia molto grandi e godibilissime, dotate sia di strutture recettive che di spiaggia libera, quindi adatte a tutte le esigenze. Bene, anche per questo video è tutto. Come al solito non mi resta che invitarvi a lasciare un like e ad iscrivervi al canale per altri contenuti interessanti sul mondo del giardino e del giardinaggio. Grazie ancora per aver guardato, al prossimo video! What a wonderful world.